Hello guys, io sono Shen e benvenuto in The Stanley Parable Demonstration. Questa è la demo di The Stanley Parable. Non chiedetemi il motivo esatto di perché sto facendo questo gioco, non è per PewDiePie, sappiatelo subito, ma è un gioco che mi ha, non so, interessato subito, è qualcosa di strano in sé. Quindi ho deciso di scaricare la demo e provarla insieme a voi. Caricamento, 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 caricamento! Quanti caricamento ci sono in questa schermata? Ditemi il numero esatto di scritte caricamento presenti in questa schermata. Se l'avete appena detto ad alta voce siete degli idioti perché non posso avervi sentito. E se siete altrettanto intelligenti, il verbo avervi sentito non può essere detto in italiano corrente, quindi se non vi siete accorti avete fatto un altro fail. Complimenti! State collezionando un numero elevato di figure di merda. E ciò non è bene. E se credevate che invece era un bene, avete fatto un'altra terza figura di merda. Quindi complimenti, avete sbloccato achievement. Combo di figure di merda. E sì, se credete che avete davvero sbloccato questo achievement, avete fatto un'altra quarta figura di merda. Eccoci in The Stanley Parable Demonstration, ok? Dai. La scritta l'ho letta, grazie mille gioco. Non sono così stupido di non saper leggere una scritta. E se voi credevate. Boh, basta, avete capito il concetto, inutile che continui. Ah, mi posso. Ah! Ma va a cagare, è un cazzo di quadro. Ok, c'è una freccia. Voglio un. Fermi tutti. Audio. Indietro un pochino. Indietro un pochino. Ok. Perfetto. Ok, siamo in questo bellissimo posto. Una porta. Bondi. C'è nessuno? Elu. Elu. Vediamo un attimo, prima di continuare, un attimo. I tasti, ok, con questi mo. Duck. Ah, abbassarti in quel senso. Duck, papera. Take screen, use item, mouse 1. Cazzo di utile. Duck. Far duck. Your number is 27. Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your Ok. number is 28. Ok. When your number is displayed, please. Ok, altra pausa. Audio non è qua. Video. Full screen. No. Ok. Volevo Please mettere i enter the sottotitoli, ma non demonstration ci room. sono. Thank you and have a pleasant demonstration. Grazie, amico. Sono il numero 28. 28. Hello. C'è nessuno. Hello. Ma mi hanno chiuso la porta, brutti figli di sultana. No. Questo quadro fa abbastanza schifo. Ok, arriva un messaggio. Fate finta di niente. Qualcuno mi deve spiegare perché mi chiudono le porte in faccia. Waiting room, please wait for your number. 20. 21. Pa 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 pa. 10C. Questo orologio è davvero inquietante. Perché sono davvero le 17. Ok, questo orologio è inquietante. Non teniamoci. Allora, qua ci sono un sacco di fogli di carta. Un quadro. 25. Che numero ero? 27 o 28? Famous di. What? Questo gioco l'ho già visto da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Metal Gear Solid. E Gmod dovrebbe essere. Non ne ho i palloncini di Pokémon. Vabbè, non sono così acculturato, mi dispiace. Bonjour.
Hello. Hello. Welcome to the Stanley Parable live demonstration. Voilà. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. Okay. Tease, just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? The looming uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment? Just okay. For 20 minutes or so. Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Oh, I get it. You're too anxious. You can barely hold still. Well, tell you what. I think we should walk off that nervous energy before getting the demo underway. Mi sento preso per il culo. Perché conosce l'inglese, ha capito. Why don't I take you on a little tour of the facility and show you how we make a demonstration for a game like the Stanley Parable. Ok, grazie. E se ti diceva di stare 20 minuti fermo e guardare, pim pum pim, ma io non voglio stare fermo. This is where I and the other proctors have been working meticulously to construct a demo that explains clearly and concisely exactly what the Stanley Parable is, how it plays, and why you should spend real-world money on the main game. Video game demonstrations are tricky, and without the proper technology, you run the risk of the player having no idea what to expect in the full version. Ok, tipo qua stanno costruendo il gioco. Qua sotto in fabbrica, c'è una specie di fabbrica che costruisce The Stanley Parable. Vabbè. What the fuck? Here is one such technology. What these the fuck? Buttons are meant to convey the meaning of choice and the impact of the decisions you make. After all, choices carry tremendous meaning and consequence. Didn't you know that? Go ahead. Why don't you try picking one of these buttons to press? And we'll see what your choice says about you. Mm. Ok, quindi premo un tasto e succede qualcosa. Premo questo. How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? Perché? You see, our choices really do illuminate the very intangible nature of our minds and souls. Perché il 94% delle persone dovrebbe scegliere quel pulsante? Vabbè. Ok. What else can I show you then? This place is the buffalo of game design. Nothing is wasted. Ok, allora. Devo scegliere una di queste porte per vedere qualcosa. Button choice sono appena stato. Abbiamo Wall Technology, Final Choice, che lì è la exit. Emotion Boots. I compliments e il demo status. Andiamo prima a vedere com'è lo stato della demo. This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Vabbè. Va bene. Compliments. One of the most important parts of administering any demonstration is pumping up your ego and appealing to insecurities. Cos'è l'agenzia dei compliments? Self-worth. Compliments TM. To sì. Develop cheap compliments to shower on the player during the demo. Go ahead and press that button to see some of the superficial flattery we've been cooking up. Va bene, vediamo una delle loro super special ultra feature. I've never met someone who can consume as much uranium in a single sitting as you can. Just look at you go. Of all the people I know who are playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, your performance is easily in the top 5,000. Top 4,700 even. Che cagata. As far as 4,600. Purtroppo non posso fare una pura traduzione di tutto quello che dice, ma sta... Meno perché ci capisce, sta facendo delle battute davvero divertenti. Tipo che esiste qualcuno che in questo stesso momento, in questo stesso posto, in questa stessa posizione, sta prendendo questo stesso pulsante. Hmm. Let's see. Oh, this is embarrassing. I really can't think of anything else to say. No. You've really exhausted my list of compliments. Ah. Goodness. That was fast. Either you or this department has a lot of room for improvement. Va bene. Okay, then, what's next? In sintesi ha finito per ora i complimenti, si può dire in questo caso. Le battute, insomma, proprio così. Now I think you'll find this exciting. Ma we've actually developed a wall that you can walk through. Go ahead, give it a shot. Pe-
Che battuta di pessimo gusto. Qua metti, perché praticamente stanno dei wall e vogliamo fare un wall trug. Oh. Mm. Guess it's still in development. Beh, right. Direi che okay, non posso. Moving along. Beh. Tecnicamente, come abbiamo appena testato, non posso passare i muri. Ma non credo che c'è bisogno di un test davvero necessario per capire che. How's the anticipation? Still feeling it? Out of order. Vabbè. Anche se mi interessava andare là sopra. Emotion boots. Now here's what we use to convey story. These booths convert text from a story into raw emotion. Go ahead, step into one of them and feel the sheer power of narrative exposition. Ah, sono delle specie di casse dei sentimenti. Felicità, coraggio. Despero di scoprire, despero. Where did these cliffs go? What the fuck? These crags that we stood upon. They shielded us from our own ignorance. Looking spoke up, coddling words and wrapped our vulnerability. Vaffanculo. Discovery invece com'è? Was though and within the shame he carried that ocean breeze. Trains. The fierceness of the tide. Ok, ho capito il concetto dei sentimenti di questo gioco. L'ho capita perfettamente. Oh, you went in both booths? Oh, how vulnerable of you. If at any point during the demo you need to cry, just let me know and we can take a minute. Allora, importante regole dagli amministratori generali. Facci un gameplay. Somebody make all cutscenes skippable. Demo should last expectedly 8 minutes. Player should not be confused. Il punto 6 è quello più difficile. I player non devono essere confusi. No, guarda. Ho trovato una stanza che premo un cazzo di pulsante e... che cazzo c'è qua dietro? Here is where there is nothing. In the main game, however, there are many more places where there is nothing. If you've enjoyed this experience of a finite amount of content, then the Stanley Parable may be just the game for you. Vedete, lì è una zona dove non c'è niente. Nel gioco ci sono molte zone dove non c'è niente. Che cagata. Comunque, dicevo, ho fatto la stanza dei sentimenti, lì dei complimenti, delle battutine, lì lo stato della demo, qua premi un cazzo di bottone, qua cammina addosso un muro, che tanto non puoi camminare addosso un muro. Cosa dovrebbe avere senso in tutto ciò? Il player non deve essere confuso? Sono mezzo confuso, non ha senso sta demo, non sto venendo fuori a capire nulla. A parte che dovrebbe essere un bel prodotto figo. Andiamo nel final coso. Ok, l'uscita, ma qua c'è. Ah, now this room is perhaps the most important you'll encounter in the demo. This is where we determine whether or not the demo has been effective. No! What are you doing? You can't make that decision yet. You haven't played the demo. We've put so much work into this demonstration. Wouldn't it be a shame if you rushed right into making a purchasing decision without savoring it first? Let this one simmer. You'll have plenty of time to decide later. Ma che cazzo? Vabbè, non posso dire se The Stanley Parable mi può piacere. Semplicemente perché è una demo, quindi non ho provato il gioco, quindi non lo posso decidere adesso se mi è piaciuto. Hai ragione, amico. Io me ne vado però, ora. And there you have it. Everything you need to know about how video game demos are made. Eccomi qua di nuovo. However, ma it's still important that we address safety concerns. Please closely observe the following possible negative side effects of playing the Stanley Parable. If you agree to be held 100% responsible for any and all injury or long-term damage, mental, physical or otherwise, that may occur while playing the demo, please do not press the large red glowing disagree button at this time. Nothing? No. No objections? No. You're quite sure about that? No. Oh, well, all right then. In the event that you do experience one or all of the previously listed symptoms, let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated. Please step into the dance perimeter. Va bene. Please perform a dance. Pa 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 ra, pa 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 di tu ta 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 ta. Your dance has been recorded. Okay. In the event that you feel confused or disoriented by anything you see inside the demo, perform that dance and I will terminate the demo immediately. Ti ho detto fare una danza folle. All preparations have been made. Yes. It is time at last.
Are you prepared for the Stanley Parable? Yeah! Sono pronto per il gioco! Ma... Oh, wait, what? What are we doing Welcome here? To the Stanley Parable Demonstration. Ma... Your number is 29. Ma... When your number is displayed, please enter the demonstration room. C'è Thank you. Qualcosa... Okay, I'm lost. Let's just get back to the green room and start the demo again. I must have done something wrong the first time. C'è qualcosa che non funziona, secondo me. Perché sono tornato all'inizio? Okay, here we go. The Stanley Parable demo take two. Finding the demo, learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. The Stanley Parable. Demo, andiamo. Ok, inizia il gioco, The Stanley Parable. Yes, Otto. Oh, wait, what's this? Ma che? Otto. Eight. 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 Wait, 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 wait. Eight. This is all wrong. Eight. This isn't the Stanley Parable. Cinque. This is a Sei. Game where you press a button and it's Sette. An eight. Not only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number eight, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Why is Spero. It instead of the demo for the Stanley Speriamo Parable? Davvero che questo inutile pulsante non appaia. There was an actual demo here before. Something has gone wrong. It's all gone horribly wrong. Posso We giocare? You out of here before you start non devi tenermi chiuso in questa merda di stanza con questo otto. This eight game is. Eight. We need to get eight. Up. We need to start over. Eight. You mustn't stay here eight. Another minute. Out, out, eight. Out. Go, go, go. Oh, grazie. Imagine if this had been the demo. What would you have been thinking? You'd have left with no idea what the Stanley Parable is about. None whatsoever. Posso tornare? No. Tutto ciò non ha senso. Che senso ha questa demo? Vabbè. Torniamo indietro a sto punto. Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Yes, yes, yes. Ok, vediamo. Exit, yeah! Ok, now let's take a minute to get something straight here. When you sit down to play this demo, you are assuming an amount of responsibility for its outcome. Now, I can't say for certain whether you cause us to encounter the eight game rather than the Stanley Parable. But I think it's a pretty safe assumption that you had something to do with it. At this time, please take a minute to think about all of the mistakes you've made in playing this demonstration, as well as your lack of respect for demo taking in general. Think about mistake. Ma, no, seriamente, questo... Ma... No, seriamente, Wonderful. Che diamine di cosa sto giocando? Now that we're che all on the same page è? Again, I feel ready to attempt the demonstration once more. È? In this third attempt, we shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable. Let the demonstration begin. Ok, iniziamo. Però nella prossima parte continueremo The Stanley Parable Demo. Quindi noi ci salutiamo temporaneamente qui. Ci vediamo nella prossima parte. Bye bye, ciao! California.